Signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Ci troviamo a Toronto, più precisamente ci troviamo a Brampton, una piccola cittadina vicino Toronto. Siamo arrivati qui a Toronto ieri sera, abbiamo preso un volo da Roma a Monaco e poi da Monaco ci siamo spostati qui a Toronto. In totale da Monaco a Toronto 8 ore, da Roma a Monaco 1 ora e mezza circa, quindi. E nulla, quest'anno quindi una vacanza in Canada, un nuovo stato finalmente. Ci troviamo, quello che vedete alle mie spalle, è un residence universitario, infatti come si può vedere da qui anche ci sono dei laboratori dove fanno ricerca probabilmente scientifica, quindi di computer, e dormiamo in questo residence appunto perché sicuramente d'estate, quando il college non è in funzione, permettono di affittare questi mini appartamenti degli studenti anche ai turisti ed è molto economico e tra l'altro sono anche abbastanza carini e comodi. Questa è la stanza, signori, infatti come potete vedere sono divise in due stanze, una a sinistra e una a destra, ciascuna con un letto da una piazza e mezzo, infatti è anche decisamente comoda. Qui c'è una piccola cucina con un tavolino e qui invece abbiamo il bagno. E nulla, adesso quindi andiamo a fare colazione, sono circa le 8:30 di mattina e compriamo due cose per fare la spesa e la colazione per i prossimi giorni e ci vediamo in giro per Toronto. Eccoci qui arrivati nel centro di Toronto, abbiamo appena parcheggiato le due auto che abbiamo preso per questi giorni qui a Toronto, poi ne prenderemo altre due quando ci sposteremo sempre in Canada, lo vedrete nei prossimi video. Tra l'altro, come avete potuto notare, spero da questo qui, il microfono che ho acquistato, quindi anche la qualità audio finalmente dovrebbe essere migliorata. Per tutti quelli che si sono lamentati della qualità audio, quindi adesso non avete più scuse, dovete lasciare like e iscrivervi al canale assolutamente. Stiamo cercando l'entrata della CN Tower e penso di averla trovata e forse anche la fila. Ci troviamo nel quartiere dei Murales di Toronto. Uno dei quartieri anche forse più antichi. No, dico, vuoi fare un commento su questo quartiere? Ti sta entusiasmando? Il quartiere è molto interessante da visitare. Anche se? C'è no, se, non c'è un se, no, è veramente interessante, lo consiglio a tutti. Ok, perfetto. È quasi ora di cena e siamo arrivati al distretto delle distillerie. Questo è un distretto molto famoso qui a Toronto perché è una zona, un quartiere dove vi erano diverse industrie che producevano soprattutto whisky. Chiaramente poi col tempo si sono andate a chiudere, a perdere anche questa tradizione. Tuttavia appunto il distretto è rimasto e ci sono delle bellissime costruzioni, come si possono vedere, tutte in mattone rosso, e adesso è pieno di locali, ristoranti, c'è la musica dal vivo, è veramente molto carino. Buongiorno, siamo pronti? Mazza che outfit! Veramente discutibile, molto discutibile. Io che guarda, sono molto tecnico perché oggi dobbiamo andare alle Niagara Falls e piove. Zia, sei pronta per la pioggia alle cascate del Niagara? Ti vedo proprio carica, ti vedo, eh? Ma voi due state andando nello stesso posto? Che non sembra. Lei sta col pigiama, io invece sono vista la cascata del Niagara.
Comunque sì, questa mattina ci siamo svegliati con la pioggia. In realtà ce l'aspettavamo, ieri stavamo guardando le previsioni e dava appunto pioggia un po' la mattina. Teoricamente il tempo dovrebbe reggere alle cascate. Vedremo come si evolverà la giornata. Ma del resto qui a Toronto, forse in generale proprio in Canada, sono frequenti queste pioggerelline. Per questo ci siamo già attrezzati con Keyway eccetera. Quindi adesso andiamo alle macchine e partiamo. Siamo appena arrivati alle cascate del Niagara. Come si può vedere è pieno di gente, ma non ho mai visto così tanti turisti tutti in un posto. Per fare una foto qua sulle ringhiere serve letteralmente fare la fila. Tra l'altro poi dove si trova proprio la cascata, anzi le cascate, perché in realtà sono tre le cascate come tra poco vedremo, sorgono intorno all'area tutti hotel anche abbastanza alti che insomma non rendono piacevole la vista. È un posto molto molto turistico, però le cascate comunque meritano. Signori, tour delle cascate che si è concluso, adesso siamo tornati a Toronto, abbiamo preso anche un bel acquazzone nella strada di ritorno. Ora ci troviamo nel quartiere di Kensington, è famoso perché è pieno di negozi, un po' di street art, ristoranti, carino, cercheremo qualcosa dove mangiare. Buongiorno, ci svegliamo anche oggi con un tempo più che discutibile e vabbè, purtroppo è questo che bisogna fare, uno prenota le vacanze quasi un anno prima, non puoi prenotare anche pretendendo di beccare il tempo bello. Ed eccoci qui, come non mi vedi? Eccomi, guarda, ciao, eccomi, sì. Ci troviamo alle Toronto Island. Le Toronto Island sono un complesso di 15 isole che si trova nel lago che affaccia esattamente su Toronto. È un posto bellissimo perché è pieno di prati, come si può facilmente notare. Ed è anche un posto molto attrezzato, ci sono panchine, luoghi per fare picnic, braceri. Dall'altra parte tra l'altro c'è anche una piccola spiaggetta dove è possibile anche fare il bagno. Noi oggi chiaramente non abbiamo potuto fare il bagno perché piove, fa anche abbastanza freddo come si può vedere da questa felpa. E nulla, adesso ci facciamo un bel giro, poi per cena torniamo a Toronto.